grande successo per la terza edizione del Mundial Foot Volley al Lido Corallino di Torino di Sangro Le Morge, grazie anche alla fattiva organizzazione sia dello stabilimento ma anche degli ideatori di questa manifestazione, Roberto Di Pendima e Raffaele Pagano, che sono ovviamente soddisfattissimi. Ma veramente molto soddisfatti, molto ma molto soddisfatti. Diciamo che la manifestazione è riuscita in pieno e niente, va bene così. E diciamolo. Siamo contenti della riuscita anche quest'anno e l'importante è che si sono divertiti i ragazzi. Adesso passo la parola ai vincitori della Champions League, che sono Nicolà e Marco. Di Tommaso. Ovviamente forse una domanda sarebbe d'obbligo. Voi siete specializzati in questa disciplina o, come spesso accade, molti di voi si dedicano anche al calcio a 11? Sì, solitamente calciatori a 11 si buttano poi nel foot volley, oppure ci sono anche quelli che fanno solo foot volley. Di norma quelli che fanno solo foot volley sono più bravi. E quindi per esclusione voi fate solo foot volley? Lo facciamo per divertimento, diciamo la verità. In giro ci sono più forti. E dicevano gli organizzatori che la coppia vincitrice dell'anno scorso quest'anno si è divisa, è così? Uno dei due ha vinto l'anno scorso? Sì, io stavo con Danilo, che è arrivato in finale contro di noi e abbiamo avuto la vittoria. Avevate già partecipato a questo torneo, so che soprattutto nel pescarese ci sono in Abruzzo questi tornei, come l'avete trovata questa manifestazione? L'organizzazione molto bene, per me è stato il primo anno, per lui il mio compagno è stato il terzo anno consecutivo praticamente. Sì, a Pescara ci sono i tornei di altissimo livello, c'è una scuola di foot volley al Moro Lido Pinalba, Montesilvano, che da anni insomma allena giocatori di altissimo livello che poi fanno campionati italiani in giro per l'Italia. Però devo dire che ringrazio i ragazzi, gli organizzatori, perché è veramente un clima bellissimo. Tantissima gente a guardare, applaudire, insomma un clima adatto per questo sport, che è uno sport sostanzialmente di spettacolo, dove insomma nella finale si è visto, ci sono stati veramente dei grandissimi colpi. Grazie a tutti. Tommaso, ma questa disciplina a livello agonistico ufficiale com'è strutturata, che tu sappi, in Italia? In Italia non c'è una federazione, non c'è un campionato, è tutto organizzato, diciamo, da persone appassionate che organizzano eventi di un certo livello, sempre dove si raggruppano maggiormente, quindi in Emilia Romagna o Pescara. E tu pensi che possa essere organizzato qualche campionato anche per fare concorrenza ai sudamericani, che suppongo siano i più forti come nel calcio? Sì, i sudamericani sono molto forti, infatti vengono per vincere i tornei, però sì, ci sono giovani molto forti in Italia. Chiudiamo con i vincitori e poi passiamo ai vincitori di un'altra categoria. L'anno prossimo sarete ancora qui? Ma io penso sicuramente sì, ci riproveremo e vediamo, insomma l'obiettivo è riproporre un'altra finale. No, comunque il livello dei ragazzi veramente mi hanno detto, perché per me il primo anno è migliorato tanto, quindi ogni anno poi giocando a questo sport ci si appassiona e soprattutto si diventa sempre più forti, perché comunque molta tecnica va allenata e giocando sicuramente si può migliorare ed essere più competitivi. Grazie.
se abbiamo detto con i vincitori della Champions, del Mundial Foot Volley, che bisogna essere proprio dedicati a tempo pieno a questa disciplina, c'è sempre l'eccezione che conferma la regola. In questo caso i vincitori dell'altra categoria, l'Europa League, sono calciatori a 11 a tempo pieno e in estate si dedicano al calcio, al foot volley. Particolarità, sono due portieri, fatto abbastanza strano perché di solito si pensa che i portieri siano i meno dotati tecnicamente e quindi vengono per questo messi in porta. Voi avete sfatato la regola, Roberto Tirico e Andrea Garibaldi. Sì, Anto, è vero, è come dici, per noi alla fine è veramente un puro divertimento, lo facciamo perché a noi piace veramente il calcio e per non staccare la spina, comunque anche al mare ci divertiamo con i piedi e alla fine è un passatempo e così ce la godiamo. E com'è questa storia che hanno vinto due portieri, Garibaldi? Ma in effetti è una cosa abbastanza strana, perché generalmente i portieri sono quelli che i piedi non li sanno usare, invece noi abbiamo dimostrato che siamo l'eccezione che conferma la regola. Certamente il nostro gioco non è bello da vedere magari come quelli, come i nostri colleghi che hanno vinto la Champions League, però penso che ce la siamo cavata bene. È nato tutto come una scommessa, un divertimento, siamo sotto l'ombrellone, lo stesso ombrellone, abbiamo detto proviamoci, tanto ci dobbiamo divertire, e invece poi è andata bene, siamo contenti. Adesso credo che per entrambi ricominci una nuova stagione di calcio a 11, per Dirico una nuova avventura in quel di Perano, vero? Sì, diciamo che quest'anno volevo smettere, però alla fine... Dopo varie chiamate, varie volte che ci siamo visti, mi hanno convinto stesso a continuare di giocare. Il loro progetto a me piace tanto, a me piace vincere, piace comunque non solo partecipare. E comunque alla fine mi piacerebbe anche vincere quest'anno e chiudere la carriera, tra virgolette, nel mio piccolo, con un altro campionato vinto. E Garibaldi invece dove andrà? Garibaldi non lo sa ancora, dopo la bella esperienza di Fossa Cesia per 3 anni siamo, come si dice, sul mercato, stiamo aspettando, ci sono stati un po' di contatti, però dobbiamo valutare bene perché insomma l'età avanza, quindi non voglio sbagliare, voglio scegliere bene, con calma, intanto ci divertiamo al mare, ci divertiamo con gli amici, questo è importante.
Beh, finalmente ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Meno male, eh? Non ce la facevo più. Ti sei abbronzato, Robby? Un po'. Sì? E tu? Mi vedi più abbronzato? Solo da un lato, non hai visto l'altro lato, no, perché ho arbitrato tutte le partite da un lato. Io? Bene, tu sei bene. Hai arbitrato bene. L'abbronzatura lascio un po' desiderare, però. Sei soddisfatto di chi ha vinto? Sì, sono soddisfatto. Diciamo che la Champions League, meritata, combattuta a Marco e a Nicolà. Mentre ti devo dire che all'Europa League, sti due portieri, cioè io non gli davo proprio una lira, 0-0, hanno vinto. I ben 45 anni di Dirico, gli evergreen. Bravi. Ma qualcosa abbiamo sbagliato forse. A Peppino e Alfredo un ringraziamento. Un ringraziamento lo dobbiamo fare proprio doveroso a Peppino e Alfredo. Un abbraccio a loro. Diamo appuntamento anche all'anno prossimo. Speriamo di rivederci ancora e di crescere sempre di più. Grazie a tutti. Vai Andò, hai pigiato prima? Ha pigiato? Andò, ma hai pigiato prima il russo? Secondo te ha pigiato? Ha pigiato secondo te? All'anno prossimo. All'anno prossimo, ciao belli!